il potenziale di occupazione va letto alla luce della filiera chiusa, non invece soltanto di una parte della realtà produttiva che si sedimenta in un territorio. Il nostro territorio, quindi, chiaramente, essendo super produttore, ormai produce in eccesso, ammesso e non concesso che possiamo parlare di energia prodotta e consumata al nostro interno, l'evidenza è sotto gli occhi, come dire, una forma di produzione energetica ecocompatibile in alcuni angoli del nostro territorio, diciamo che non la possiamo tanto ritenere una forma di produzione environmentally friendly, ecocompatibile, perché ci sono degli angoli del nostro territorio che sono così congestionati dalla presenza di impianti eolici o di magari sedimentazioni fotovoltaiche che, come dire, forse il dubbio rispetto ad un impatto ambientale, diciamo, è legittimo che sorga sostanzialmente. Ecco perché torno a ripetere, non per, in effetti la lingua batte dove il dente duole, un processo di pianificazione, un fatto a monte ancora prima che i buoi uscissero dalle stalle, come è giusto che dovevano uscire, perché gli investimenti sono investimenti, l'economia ha bisogno di sfoghi e di valvole di sfogo, però avremmo potuto realizzare un'economia con certe forme di gradazione e di controllo che avrebbero consentito in effetti di lasciare nel territorio delle quote maggiori di economia che avrebbero consentito davvero a queste forme di produzione energetica di essere sicuramente un po' più environmentally friendly, quindi ecocompatibili di quello che poi si sono manifestate e comunque di quello che è. Si potrebbe lavorare di più sulle royalty ai comuni, per esempio? Ma ammesso che questa possa essere, questo attiene ad una contrattualistica sostanzialmente che già si è incastrata tra chi opera nel settore e i comuni, quindi, come dire, nelle forme di rivisitazione di clausole contrattuali è lì che va svolto questo ragionamento. Ammesso che ai contratti, come dire, vanno prima a scadenza e poi si riragiona. Io credo che oggi uno dei temi che dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte degli enti pubblici, e in provincia stiamo accennando un po' a questo, sia anche, come dire, il repowering delle installazioni già realizzate, perché comunque gli impianti oggi esistenti fra 10, 15, 20 anni saranno portati ad esaurimento tecnologicamente parlando, e quindi sostanzialmente una forma di regolamentazione che è mancata l'altro ieri la si potrebbe agguantare oggi con questo discorso del repowering, così a voler giusto trasmettere una vision. Un'ultima battuta, non vorrei magari anticipare forse i temi a cui saremo sollecitati, prima si parlava della microgenerazione che in effetti è la partita del futuro in buona sostanza, anzi se il burden sharing ci decreterà il fatto che noi abbiamo già dato il nostro contributo, torno a ripetere, noi ci troveremo di fronte al fatto di dover prendere atto che verranno chiusi i rubinetti su questo fronte e il campo da gioco utile sarà proprio la microgenerazione, che se vogliamo dirla potrebbe essere una forma di democrazia della produzione energetica da fonti rinnovabili, perché ciascuno diventa produttore dell'energia che consuma e verosimilmente anche venditore. Su questo praticamente in provincia noi ci siamo incastrati in una iniziativa della Commissione Europea, della DG Energia, portando qui nel territorio il patto dei sindaci, che non vuole essere altro che spingere la pubblica amministrazione a implementare forme di microgenerazione, di microproduzione di energia da fonti rinnovabili, perché poi questo possa essere di esempio anche ai privati, perché poi è questo il modus di diffondere, come dire, quella cultura. Purtroppo ci troviamo di fronte al fatto che, pur avendo rispettato puntualmente tutte le date, le scadenze che ci sono state imposte dall'Europa, oggi stiamo aspettando a che l'Europa ci dia semaforo verde per poter andare avanti, ma credo che siamo più o meno agli sgoccioli. Sì, in questi giorni saranno anche del Bruxelles, varrà la nuova norma sugli incentivi. Ha parlato di impatto ambientale l'assessore. Una delle accuse, in questo elogio del rinnovabile, l'accusa che arriva è l'inquinamento ambientale, troppe pale, troppi pannelli fotovoltaici distruggono il nostro e rovinano il nostro paesaggio. Allora, io vorrei ritornare un attimo al discorso dei comuni, che è molto interessante, dei royalties, quello che
e il ritorno sul territorio, quello più diretto, perché poi c'è l'occupazione, c'è il know-how, c'è la... ci potrebbe essere anche l'internazionalizzazione di alcune nostre aziende e quindi il sostegno a questo tipo di attività. Però voglio ritornare agli enti. Si potrebbe anche ridiscutere con le aziende, soprattutto quelle locali come la nostra, delle royalties date al comune, ma non solo dire se prende un punticino in più o in meno, ma come si utilizzano queste royalties poi ai fini della crescita socio-economica, concentrandosi sul settore, perché tutta la microgenerazione che nei comuni e nelle città si può creare, che crea un grande indotto, potrebbe essere proprio, diciamo, attivata dall'uso di queste royalties. Cioè, se domani mi chiedesse un comune, faccio un esempio, il mio comune, Biccari, dove abbiamo un impianto costruito, un altro che andremo a costruire, mi dicesse: perché non mi dai qualche soldo in più? Perché ho voglia di creare nuova attività in questo settore, solarizzare i nostri edifici, trovare un sistema diverso di riscaldare o raffrescare le nostre scuole, le nostre strutture, oppure dare ai cittadini del nostro comune la possibilità di avere un fondo di garanzia con il quale magari accedere meglio al finanziamento bancario, al piccolo finanziamento, al piccolo comune. Si crea quella microeconomia locale, quella microeconomia. Allora, che l'imprenditore capisce che non è un dare un soldo in più a un ente, ma è un investire su una realtà territoriale, perché quei soldi in più, quel punto in più di royalties, quel punto in più di ricavi che si danno ai comuni, servono per attivare quel ciclo virtuoso che è il reinvestimento di quei soldi in quel settore, e il comune stesso diventa produttore, il comune stesso diventa un attore economico importante in questo settore. Ecco, questo, diciamo, potrebbe essere, diciamo, la nuova frontiera per il modo come porsi, in che relazione porsi col territorio e con chi lo rappresenta, l'ente comunale in questo caso. Poi c'è anche il tema dell'impatto. L'impatto non è ambientale, l'impatto è paesaggistico. Diciamo, paesaggistico. E su questo purtroppo è una nota dolente, che anche noi operatori del settore riscontriamo. Purtroppo dobbiamo dire con molta responsabilità, non sempre noi siamo stati attenti alle esigenze del nostro paesaggio e del nostro territorio. Abbiamo cercato sempre di massimizzare, non è il nostro caso, ma non lo dico, però stando insieme con tutti gli altri mi metto nella stessa barca degli altri miei colleghi produttori. Purtroppo la logica della massimizzazione dei ricavi, dei profitti, spesso ha, diciamo, quasi sempre ha avuto ragione, ma qui però torniamo al ruolo del controllore, cioè è venuto meno il controllo e questo non doveva venire meno. Ci doveva essere chiaro dove e cosa si può fare e chi soprattutto fa rispettare il dove e il cosa, perché poi questo è un aspetto fondamentale, non si capisce realmente tra tanti soggetti coinvolti nella baldoria dell'autorizzazione chi alla fine ti dice: ma scusa, ma questo non lo puoi, non lo devi fare, perché non si fa. E adesso c'è polemica sull'eolico offshore, non avendo più spazio, non volendo più sprecare, usare terreno, si vuole andare sul mare, ma anche lì ci sono grosse polemiche. Ma anche lì, qui dovrebbe intervenire il governo, perché sono chiare e localizzate le aree della nostra bella penisola dove si potrebbe fare un offshore intelligente, un offshore che produca. Allora, fare offshore sull'Adriatico non serve a nessuno, perché non ci sono quelle produttività attese da un impianto offshore che ha dei costi molto molto superiori rispetto alle installazioni su terra, e se di contro non c'è una ventosità robusta, una ventosità che giustifica quell'incremento di costi, ma che la facciamo a fare? Cioè, l'Adriatico non è un mare adatto a fare questo tipo di intervento, perché l'Adriatico è un mare chiuso ad est e ad ovest, è un mare chiuso a nord, ha una piccola entratura a sud, cioè, non ci sono le condizioni proprio ambientali e quindi di business,
e lasciamolo perdere. Ci sono alcune opportunità dall'altra parte del, diciamo, della nostra penisola, quindi già cominciamo a dire con chiarezza, qui si può fare qualcosa che ha un interesse collettivo reale, che non si sostiene solo sulla base del, diciamo, di quello che è l'incentivo che il governo, che la collettività poi conferisce a quell'attività. E allora si potrebbero evitare tante baldorie inutili su, su situazioni che vediamo, Golfo di Manfredonia, Termoli, anche in Emilia, anche sulle Marche, ma alcune cose che alla fonte il governo potrebbe dire con serenità, ma signori, ma che lo facciamo a fare questo se non ha nessuna convenienza? De Stasio, volevo tornare su quello che lei diceva a proposito della reazione dei cittadini e dei clienti sulla... dov'è la fregatura? Come riesce a convincere che non è la fregatura? Ce lo spieghi? Beh, non ci riesco sempre, perché poi ci sono quelli scettici che non ci riesco nemmeno. Però quello che viene chiamato il business plan, usando un nome grande, ma il conto della serva usando un conto piccolo, sono quattro moltiplicazioni alla fin fine. Cioè, il sole qui produce, c'ha un certo numero di ore di produzione. Un impianto fotovoltaico, parlando di fotovoltaico, ha tot kilowatt installati. Facendo una moltiplicazione riusciamo a scoprire quanti kilowattore produciamo. Quindi, invece di essere gli utilizzatori che li guardiamo quando paghiamo, diciamo produciamo 5.000 kWh all'anno con questo impiantino che abbiamo messo in sopra. 5.000 moltiplicato per la tariffa incentivante, che è ufficiale, è nota e non è di trattativa, è tot 35 centesimi di euro facendo uno l'altro, ne viene fuori l'introito annuale. Quindi un impiantino di 3 kW, facciamo quello più semplice che può essere a portata di mano di tutti, 3 kW produce sostanzialmente una quantità di un reddito circa 1.500 euro all'anno, costa circa 10.000 euro, beh, insomma, i conti sono lì. Quindi facendo questo conticino banale, lo moltiplichiamo, poi scalando migliora il rapporto, però voglio dire, un impianto da 100 kW, se mantenessimo lo stesso rapporto. Quindi da questo piccolo esempio, se uno vuol crederci sostanzialmente, lo scopre subito che conviene. Quindi il primo periodo si paga l'impianto, l'altro periodo si ha tutti i soldi, oppure utilizzando la leva bancaria, già dal primo periodo incomincia a alleggerire il suo bilancio familiare, perché pagando una rata mutuo, che non è evidentemente 1.500 euro all'anno, ma che potrebbe essere 500 euro all'anno, incomincia a introdurre nel proprio bilancio familiare 1.000 euro in più che gli avanzano. Poiché il mutuo, diciamo questo mutuo che non è un mutuo passivo come tutte le cose, uno compra un appartamento, fa un investimento, è un mutuo che rende se lo facciamo rendere, lì non è negativo, è un mutuo che ti fa portare dei soldi. Quindi sostanzialmente questo piccolo meccanismo, uno può dare redditività alla sua famiglia di 1.000 euro in più al mese, all'anno, pardon, e così via. Passando nell'attività produttiva, mi riaggancio dall'altra parte, oggi effettivamente può essere un contributo, scalando, portando l'impianto un po' più grande, un impianto fotovoltaico o una pala eolica da 60 kW, quindi accettabile tranquillamente da una piccola realtà agricola, beh, produce un introito che sono 15-20 mila euro all'anno. E in un'attività agricola 15-20 mila euro all'anno di contributo, beh, insomma, quanti ettari di grano coltiviamo per mettere 20 mila euro da parte? Quindi evidentemente questa, la scelta di puntare in un investimento di questo tipo è un aiuto a sostenere anche l'azienda stessa. Siamo in un territorio, fra l'altro, a vocazione agricola, quindi c'è tanta gente che potrebbe investire in questa direzione, e quindi convincere significa questo. Il problema invece, la non convinzione, l'altra risposta è: e se il governo toglie gli incentivi? Io sostengo, facendo la battuta, non vi preoccupare, chi ha investito tanto sono loro, loro hanno i soldi, non si danno la zappa sui piedi. E questo sembra vincente, perché poi alla fine ci crede, giusto, cioè, loro hanno fatto tanti parchi eolici, hanno fatto tante cose, perché dovrebbero? Perché si pensa addirittura a una possibilità di revocare l'incentivo che viene dato, questo nella cultura media. Normalmente questo non è, invece quello che dico, possiamo pensare a una revoca futura, quindi se volete investire, investite oggi, perché fra 6 mesi non sapremo cosa succede. Il nuovo conto energia annunciato, questo mi riaggancio all'ipotesi iniziale, si parla di nuovo conto energia, quando si parla di nuovo conto energia si ferma tutto, perché non essendo noto le tariffe, praticamente chi doveva decidere non decide più, dalle banche all'imprenditore locale. Quindi questo è un po' il danno che stiamo producendo dall'altra parte. Mimmo, è più facile per voi, cioè volevo capire un po' come funziona, se il cliente vi viene a cercare o se siete voi che vi venite a cercare il cliente su questo tema? No, su questo tema, mediamente, e anche su tutti gli altri settori, spesso banca